Buongiorno Gobbi, buongiorno Gobbi. Juve 3, Crotone 0. Partita con la Juve a due volti. Juve molto, molto tesa e paurosa nei primi minuti, fino al trentesimo, trentatresimo. Mai pericolosa, comunque sia mai pericolosa nello specchio della porta. Partita contratta, comunque sia timorosa, la squadra non è sicura, si vede, non è sicura, non ha certezze. E poi Cristiano sblocca il risultato subito dopo raddoppia con due colpi di testa, per secondo, cioè penso non da essere umano ma da extraterrestre, per la fattura del gol, la potenza, la cattiveria, l'aggressività con cui va a prendere il cross di Ramsey, è veramente assurdo questo giocatore, quanto è forte. E infatti a tutti i bianconeri, a tutti i tifosi juventini che credono ancora, che avevano le speranze, che hanno le speranze di riuscire a recuperare l'Inter, l'unica speranza che ancora io posso nutrire, posso dare alla Juve, è la cattiveria di questo giocatore, la cattiveria di questo giocatore che possa contagiare gli altri, mi faccia diventare cattivi come lui agonisticamente e calcisticamente, per poter fare una rimonta che ha dell'impossibile. Dell'impossibile, perché comunque sia una squadra come la Juve è troppo legata alla giocata di Cristiano e a come ci risolve la partita. Perché io ritorno a dire, se ieri Cristiano non si inventi il lupo, la partita prende un'altra piega. Ma non perché il Crotone abbia fatto chissà che, perché il Crotone forse il primo cross, un far 64esimo, uscita bassa del Buffon su un cross, mi pare di Rezza. E è un problema perché la Juve è timorosa, sbaglia troppo, cioè non è precisa, e poi a lungo andare, quando le partite poi rimangono bloccate, si fa prendere dall'ansia. E ieri, cioè, primo tiro in porta al 37esimo, primo tiro dello specchio al 36esimo, traversa dei Ramsey, parata dei Cordaz, secondo tiro in porta al 37esimo, colpo di testa di Leonardo. Ma prima c'erano stati dei tiri, ma tiri che non hanno mai inquadrato lo specchio, un tiro di De Ligt, un altro tiro di Cristiano, mi pare uno dei Kulusevski, poca roba, azioni confuse. C'è stata l'altra azione, quella col cross di Chiesa deviato da Cordaz, che Cristiano davanti porta la manda fuori. Poi una volta fatto il gol, nel secondo tempo la Juve si è sciolta, Crotone è vero si è allargato un po' le maglie, la Juve si è sciolta perché comunque sia la qualità c'è, perché comunque sia giochi sul sicuro. Ma una squadra come la Juve su 0-0 non c'è paura, ma soprattutto non può essere timorosa di un Crotone. Cioè, deve trovare la calma, deve trovare, far girare la palla, non far girare la palla e poi quando è chiuso trova indietro, torna indietro. E lì ritorniamo sempre al suo discorso. Se fai il giro palla e nessuno davanti si muove, è in giro palla sterile. C'è poco da fare, ragazzi, ma la verità è questa. E col Crotone non c'è Morata, non si verticalizza. Kulusevski ieri stava più per terra che in piedi, anche perché anche Kulusevski era comunque debilitato. Morata è entrato debilitato come lui. Buone le prove a centrocampo di Ramsey e McKennie, anche se McKennie non era al top. Ancora sotto tono Bentancur, per me ancora sta sotto Porto, il vino di Porto che si è bevuto. Bene reparto difensivo, nota di merito ancora per Alessandro, che io per anni ho sempre criticato, ma come critico elogio, per me Auporto è uno dei migliori e ieri fa un'ottima partita, comunque una partita su cui non posso dire niente. Buon inserimento di Nicolò Fagioli, fa vedere che c'ha qualità il ragazzo. Non sono d'accordo con chi dice Fagioli titolare, perché centrale centrocampo davanti alla difesa è un ruolo che non è facile, forse è uno dei più importanti e uno con più responsabilità in una squadra di calcio, soprattutto in una squadra di calcio come la Juve. Quindi piano a bruciare il ragazzo e facciamolo entrare gradualmente nelle gerarchie e magari poi se vuoi ritagliare anche più spazio
in una gara. E sempre ottime le prestazioni di Federico Chiesa, anche ieri uno dei migliori. Su Ronaldo è inutile che mi esprimo, perché è comunque sia il pilota della nostra Juve, il comandante che suona la carica e ci dà ancora forza per andare a prendere posizioni. Intanto dal sesto posto di domenica siamo arrivati al terzo, e quindi abbiamo fatto un bel balzo in avanti, abbiamo scavalcato la Roma, abbiamo rimesso a distanza di sicurezza su Napoli, Atalanta e Lazio, e comunque sì, abbiamo una partita a meno, e adesso puntiamo a Verona, e sarà una partita molto difficile. Verona è un campo molto ostico, il Verona con noi è una squadra che ha sempre dato il fritto, e speriamo di recuperare qualcuno, visto che abbiamo perso Danilo che è squalificato. Vi saluto ragazzi, complimenti a Massimiano che ha vinto la maglia, ha vinto. Non lo so, manca, avevo detto che c'era, però ha indovinato il risultato, quindi ha vinto, a parte che a Massimiano gli avrei regalato comunque. Bravo Massi, perché hai indovinato pure doppietta di Cristiano, hai detto McKennie invece, hai detto Ramsey invece ha segnato McKennie. Poi ci sentiamo in privato. Fino alla fine, forza Juventus e Napoli in merda.